questa mostra si intitola Evanescenze immanenti. È l'evanescenza che diventa reale e irreale, che in qualche modo poi si, con la tua pittura, diventa evanescente, no? Diventa materia, diventa ruggine, diventa erosione, diventa qualcosa che si disperde nella materia stessa, no? Ma quando tu arrivi al supporto e scegli il supporto che è rovinato, che è una lamiera corrosa, già vissuta, già è in te l'idea, già hai progettato il disegno, o in qualche modo ti fai condurre da ciò che è il supporto, che è la superficie? Mi faccio condurre dal supporto, dalle macchie, dalla ruggine, dalle ossidazioni. Ho naturalmente delle idee magari di base che voglio realizzare, scelgo le macchie. Ogni pittore ha avuto un maestro, ogni artista ha avuto una figura, un modello, no? da emulare, e a volte è successo così. I tuoi maestri quali sono stati? Ti posso raccontare due esperienze. La prima e l'ultima esperienza emozionante davanti a un quadro, quindi a due quadri. La prima da bambino, che mi ha svelato la potenza del dipingere, che è La tempesta del Giorgione. Credo di averla vista a 8-9 anni. E ti ha folgorato? Folgorato. Questa della tempesta del Giorgione è una presenza immanente, per rimanere, perché nel tempo poi è arrivata l'alchimia, tutti i simboli, e Giorgione è uno che... Sì. E l'ultima opera che mi ha emozionato tantissimo è stata la modella di Freud sul divano, la modella obesa che ho visto qualche anno fa, una personale di Lucian Freud. Tu tra l'altro hai lo stesso cognome di Giorgione. Sì, che ho scoperto credo l'anno scorso, senso qualche mese fa. Sì. No. Quanto c'è nel lavoro finito? Perché la cosa che mi viene in mente, no? Adesso anche ascoltando chi sta guardando i tuoi quadri, che rimangono veramente così folgorati, stupiti dalla tua immediatezza, le macchie che diventano forma e la forma stessa che poi ti diventa macchia. Quant'è che tu decidi che il quadro è finito? C'è un momento, perché nel video si vede che ti sposti, sì. Ti avvicini, lo contempli, la parola esatta è questa. Sì, io continuo a muovermi per 4-5 metri più o meno, sì. Nello studio. Sì. Quando è che il quadro è finito? Quando è che cosa è avverti a livello fisico, cioè la vista, sensuale, oppure qualcosa di più? A me viene in mente un informale dei due colori che uso, non so, probabilmente quando c'è una sorta di armonia. Una sorta di armonia nell'entropia. Non lo so. Oppure quando sono stanco, cioè ho detto non ne posso più, non lo so. ogni artista, io oserei dire ogni grande artista, e tu non lo dico perché sei qui, noi ci conosciamo da parecchi anni. Stai lasciando una traccia, ci sono anche altri artisti che in qualche modo cominciano a sentire la tua influenza e quindi hai lasciato un segno e hai lasciato una scia. Però ogni grande artista ha passato una sorta di crisi, di dire ma la pittura, l'arte è per me, è questo, c'è crisi, no? Tra gallerie, tra gli artisti, gli stessi collezionisti sono un po' dileguati, in Italia l'arte è considerata, nonostante tutto, il fanello di coda. Tu come la vivi? Hai passato questi momenti di crisi personale d'artista, l'hai superati? O è un momento in cui la crisi c'è, è bene che ci sia, la risolvo dipingendo? Io la crisi l'ho avuta nel momento che ho deciso di esporre. Ah. Nel senso, io fino a 4-5 anni fa ho sempre dipinto in modo diverso, totalmente diverso, il tempere all'uovo, cavalletto. Quando ho deciso di passare
al cartone, ai rifiuti, all'utilizzo di scarti, rifiuti. Ho comunque avuto una crisi, nel senso la crisi nel far vedere le mie cose. Per te stesso, sì. Non pensavi, è vero, questo lo ricordo bene. No, pensavo di esporre. Quindi in qualche modo è stato quasi un permettere all'esterno di entrare nel tuo interno. Sì, e quindi è stato faticoso. Sì. Faticoso. Sì. E so che tu sei quasi più famoso all'estero che in Italia, tu ne parli poco, ma in effetti questa è la realtà. Come vivi questa da italiano, questa cosa? Io la vivo benissimo perché sono contento del rapporto che ho per esempio con l'Olanda, che è il paese di Spinoza, il paese della libertà, quindi è perfetto, mi danno la libertà gli olandesi. Sì. Tu sei marito e padre, uno dei pochi che resiste. Quanto è... Quindi c'è una figura femminile, no, presente, che tua figlia e tua moglie, che appaiono anche nei tuoi dipinti, no? E in qualche opera. Come ha influito la tua vita reale, razionale, di marito e di padre di una figlia nel tuo dipingere, nel tuo fare arte? Io ho deciso di esporre, ho deciso. La coincidenza è che espongo da 5 anni circa e mia figlia è nata da 5 anni circa. E per il resto mia moglie è la mia tuttofare, no, è la mia manager, diciamo meglio. Quindi il resto, tutto ciò che è oltre la materia del quadro è compito suo. Quindi. E guarda, poi l'ultima domanda, perché il femminile che è presente in ogni tua opera, persino la morte in te, nelle tue opere, non è fine, non è oblio, è varco, sta dietro un'anta e addirittura la morte è specchio e quindi è riflessione, non può essere fine. Ma il femminile che appare in molte tue opere, che femminile è? Che essenza è per te? È donna? È Afrodite? È bellezza? Adesso mi è venuto in mente, per esempio, Camille Claudel. È grande, grande forza espressiva, è grande turbamento e grande tristezza finale, non lo so. Grazie Max, speriamo che di collaborare più spesso e presto insieme. Grazie a te.